crediamo che sia importante, e sono stati investiti fondi importanti per quanto riguarda la ristrutturazione dei parchi e del verde pubblico di Vignola, le chiedo se c'è un censimento sulle piante di tutto il e com'è lo stato attuale delle piante, per sapere che tipo di manutenzione si dovrà fare nei prossimi anni per quanto riguarda tutte le piante nei parchi del nostro territorio. Grazie. Sì, assessore. Grazie. Allora, l'intervento è sicuramente, come dire, ci sarebbe bisogno di una risposta molto ampia e sicuramente non è all'interno dell'assestamento di bilancio, di un bilancio impostato da un'altra amministrazione, in cui ritengo possa essere inserito questo tipo di discussione, perché l'assestamento appunto sono dei piccoli aggiustamenti di quello che è rimasto per arrivare a pareggio di bilancio. Quindi credo che questa sollecitazione, sollecitazione l'ha già fatta durante le linee programmatiche ed era stata accolta e avrei preferito poi appunto in fase di approvazione del bilancio avere una visione d'insieme per poterle rispondere, perché chiaro che appunto avendo il bilancio sì, ma anche per quanto riguarda tutte le attrezzature sportive del patrimonio comunale, stiamo facendo insieme agli uffici e la piscina sa che li sono già andati a trovare 3 volte in incontri ufficiali, appunto per cercare di capire qual è lo stato dell'arte. Come amministrazione subentrante credo che sia un nostro dovere appunto capire il punto di partenza, rendicontare alle città da dove partiamo per poi fra 5 anni dire come l'abbiamo lasciata. La situazione che mi ha fatto, mi ha illustrato lei è ben nota, e con appunto il funzionario deputato Iseppi è ben chiara, e questa diciamo lista della spesa l'abbiamo. Ricordo che in questo esercizio sono stati spesi non 11.000 euro, questi 11.000 euro vanno a tamponare una situazione di docce che perdevano, quindi in fase di assestamento noi possiamo più che tamponare, non possiamo sicuramente prevedere degli investimenti così importanti, e lei faceva riferimento degli interventi non di poco importo. Ecco. Sono già stati spesi 300.000 euro per la piscina quest'anno. Quindi anche sui giornali che quest'anno sono stati spesi pochi soldi per la piscina, non se ne è menzionato, allo stato dell'arte in questo esercizio sono stati spesi 300.000 euro per opere straordinarie e 11.000 per somma urgenza sostanzialmente. Quindi credo che la piscina, come tutti gli altri impianti sportivi, devono necessariamente hanno bisogno di un ringiovanimento immediato. Non riesco a capire come mai fino adesso non ci si è adoperati di più come amministrazioni. Alcune spiegazioni ce le ho, però rischio di diventare polemico, quindi voglio ritornare al punto di partenza. Adesso vediamo una fotografia insieme al Consiglio e a tutta la Giunta di quello che è il dato di partenza. A seconda nella fase di approvazione che avremo, fase di approvazione del bilancio insieme a tutti vedremo le opere che ci sono da fare e daremo delle priorità. Altro credo che non credo l'una delle poche cose che abbiamo fatto in favore della piscina che ci avevano chiesto in campagna elettorale, credo a tutti i candidati, era quella di come mai le scuole vignolesi non usufruivano più della piscina la mattina. Questo invece abbiamo riportato alcune scuole vignolesi alla mattina, quindi maggiori entrate, come dire, tutto può aiutare, quindi abbiamo l'attenzione verso la piscina è stata massima,
ma mi preme ricordare che c'è l'attenzione verso i caduti di Superga, piuttosto che il Poggio, piuttosto che il Ferrari e tutte le attrezzature sportive che ormai sono datate, molto datate, hanno tantissimi fruitori e credo che tutti abbiano pari dignità. Poi sicuramente la piscina raccoglie una fetta importante della popolazione di Vignola, ma non solo, di tutto il distretto. Sia necessario degli interventi importantissimi. Non sono così convinto che la convenzione che invece è in essere tra Comune di Vignola e Piscina, fatta durante il turno di ballottaggio del 2009, quindi in fase di, proprio di ballottaggio neanche 5 giorni prima, sia stata una scelta corretta da parte chi lasciava un comune. Perché impegnare per 25 anni a delle scelte obbligate, a dei vincoli, in fase di turno di ballottaggio, quindi a consiglio comunale senza i pieni poteri, a una giunta senza pieni poteri, ecco lì avrei qualcosina da eccepire. Ecco. Mi fermo qua, la discussione non la voglio evitare, ma rimandata in fase di approvazione del bilancio. Poi se vuole integrare l'assessore Ricchi anche per le piante. C'è il sindaco. Sì, voglio intervenire anch'io anche per avvivare il dibattito su questo punto, insomma, poi visto che sono presenti anche alcuni cittadini, anche se concordo con l'assessore e vice sindaco che la discussione non riguarderebbe questo punto dell'assestamento di bilancio, che è un punto, ma siccome questa questione della piscina esce sempre, volevo dire anche la mia. Ora, condivido quello che ha detto Simone anche circa l'attenzione su questo che chiamerei centro nuoto, non piscina, perché nell'immaginario delle amministrazioni era qualcosa di diverso questo posto, non doveva essere soltanto la piscina. Ora, sul centro nuoto, al di là dell'episodio della convenzione venticinquennale stipulata nel 2009, 25 anni, ripeto, non è un termine obbligatorio 25 anni, però insomma è stata fatta per 25 anni, c'è intanto un elemento di novità, forse non so se tutti i cittadini sanno che la gestione dell'ostello del Casale della Mora è stata fatta dopo una regolarissima selezione tecnica all'AIAB, quindi a un ente diverso dai soliti gestori, che ha presentato un progetto che mi dicono essere molto, molto bello e che potrebbe essere... forse potrebbe essere l'occasione per rivalutare questo piccolo settore del centro nuoto. Più in generale, noi non abbiamo solo fatto gli interventi con i tecnici sul posto. Io ho fatto anche un incontro di tipo diverso con alcuni architetti dello studio Leonardi e con Walter Cavedoni. E abbiamo avuto occasione anche di parlare appunto degli aspetti, come dire, fra virgolette politici di questa questione. E sicuramente lo stato in cui si trova il centro nuoto e la mancata effettiva valorizzazione di questo centro, credo che sia chiaro a tutti che non dipende da questa amministrazione, non è responsabilità di questa amministrazione. Fu fatta una scelta, non da Daria Denti, ma ancora prima, dall'amministrazione Adani, tanto per non fare nomi, una scelta che ha previsto il dirottamento di risorse cospicue sulla realizzazione di Villa Braglia, cioè di quella piazza, quella sorta di piazza che ci ritroviamo al posto della vera piazza di Vignola e che è costato un sacco di soldi. Parte fondi che potevano essere destinati alla piscina, parte fondi derivanti da loni di urbanizzazione che poi non hanno avuto realizzazione, nel senso che sono state edificate le costruzioni relative, per cui la situazione è complessa e anche confusa, eccetera, ma sicuramente è responsabilità delle amministrazioni PD, signori cittadini, i consiglieri, lo stato in cui si trova il centro nuoto. Simone è stato molto tecnico perché il punto era tecnico, ma se le risorse adesso noi non ce le troviamo è perché sono state spese diversamente dalle precedenti amministrazioni. Qui io sono d'accordo sull'importanza architettonica, sull'importanza sociale di questo centro, quello che mi hanno spiegato e rispiegato gli architetti dello studio Leonardi, che sono costernati di come sono date le cose, però vorrei che fosse chiaro, quando salta fuori il discorso della piscina, questa amministrazione non c'entra nulla. Erio Ricchi. Sì, un
breve, no, per il momento posso stare anche qui, una breve precisazione riguardo quello che è stato citato prima. Il censimento del verde è stato portato a conclusione, voi lo conoscete probabilmente meglio di noi, è stato chiuso poco tempo fa e grazie a questo abbiamo una possibilità di catalogazione, di controllo immediato tramite ogni albero del comune di Vignola affissa una targhetta di riconoscimento tramite la quale con un sistema satellitare in GPS viene aperta una scheda, vengono aperte diverse parecchie per non solo per controllare ma anche per verificare gli interventi che sono stati eseguiti, se effettivamente venivano registrati, modificati all'interno di queste schede. Ed effettivamente è un lavoro importante, un lavoro che funziona, un bel lavoro. Ed è stato concluso, mi sembra, un mese e mezzo fa. Torno alla piscina. La piscina, sì, è stato... volevo fare un cenno anche su quello che diventerà, speriamo, il Casale dell'Amore. Il progetto è molto bello, mi ha preceduto il sindaco. Il progetto è interessante, ci saranno alcuni soggetti che cureranno questo, daranno una veste un po' diversa, anche non solo su quello che riguarda l'ostello, il punto di ritrovo, l'aspetto, la valenza turistica, che viene sempre prima di ogni altra cosa, ma ci saranno anche delle caratteristiche, delle peculiarità diverse che riguardano un lavoro, un inserimento sul tessuto agrario locale da parte dell'AIEB, che è l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, e quindi torna dopo tanto tempo, perché già ebbe la sede a Vignola questa associazione, e questo mi fa molto piacere. Altra cosa voglio aggiungere, che secondo me lo sappiamo in pochi, a proposito di piscina, che il parco della piscina è aperto al pubblico, è un parco pubblico aperto dalle 8 alle 23, quando chiudono le vasche del periodo estivo, però come si può verificare non è utilizzato, non è frequentato quasi per niente, in modo più assoluto. E questo è da andare a ricercare anche su una metodologia direi quasi educativa di coinvolgimento e di informazione, ma anche di utilizzo degli spazi. Questo, a mio modo di vedere, secondo me, è il più bel parco di Vignola, il parco della piscina, non solo perché l'ha pensato Cesare Leonardi, ma anche per quello che è diventato nel corso del tempo. E purtroppo è in uno stato quasi di abbandono. Sono stati fatti anche degli interventi importanti anche in termini finanziari, il percorso, c'è un vero e proprio percorso che dovrebbe teoricamente attirare, persino illuminato per tutta la fase notturna. Ciononostante, anche se ci sono dei punti di attrazione come lo Stone Café o cose di questo genere, il parco della piscina non è assolutamente frequentato, che bisogna che andiamo a cercare di stimolare in maniera diversa, di informare, di coinvolgere in maniera diversa, ma non solo per quello che riguarda il parco, l'utilizzo in genere del nostro patrimonio verde. Altri interventi? Allora poniamo ai voti il punto all'ordine del giorno. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Bene. Ha seguito tutto? È contraria Nadia Piseddu, Movimento 5 Stelle, astenuti, Partito Democratico e Vignola che vogliamo. Sì. Sì.
Il punto è approvato. Chiedo di votare per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Non ho capito, scusate, astenuti? Contrari? Come prima, allora, ripetere il voto di prima. Possiamo passare al quinto punto, che è la mozione presentata dai consiglieri dei gruppi consigliari Partito Democratico e La Vignola che vogliamo, ad oggetto costruzione nei pressi del fiume Panaro. Quindi do la parola per illustrare la proposta ad Antonia Zagnoni, ho capito bene? Allora, la mozione praticamente...